fuori di testa sta roba comunque. Forte raga st'arma, eh. Mio padre mi ha detto che anni fa ne avevano scoppiata una quando era piccolo lui in oratorio dove andava lui. Minchia, c'erano tutte le gli allarmi delle macchine che hanno iniziato a suonare. Un candelotto di dinamite letteralmente quella. Perché se non sbaglio in quel periodo comunque poi c'erano state anche le robe degli attentati. Così minchia la gente si era cagata sotto. Quindi è un terrorista praticamente. Ma mica l'aveva fatta saltare lui, era un bambino cazzo. Cioè anche senso. Senti quell'altro, cioè un cavallo no. Addormentato. No, non ho capito. Cioè, tuo padre è un terrorista. Cos'è che è? No. Il tuo, Berro, minchia. Truffatore e terrorista. Truffatore è un po' brutta come roba, Dario, da dire. No, terrorista invece da dire, Berro. Vabbè, ma è ovvio. Minchia, faceva esplodere le bombe, stai dicendo. Sì, ok. Non lo stai inventando tu di tua suona pianta, sta cosa. No, cioè... Prendi tu, zio. Io ti giuro, avevo l'audio alto, ho sentito solo. Mio papà, bombe piccolo, questo ho sentito. Io mi dicono 40 grammi ci vogliono per fare la bomba di Maradona. Ma non fai prima comprarti una granata a quel punto? Già fatta. I compagni di scuola di Dario, da quello che so, mangiano anche le granate a suo dire. Io ti assicuro che quella storia era vera. Cioè, quella persona che era... di quelle da collezione vuota. La persona che mi raccontava ste robe. Sì, certo. Minchia, ma come fai a reperire una granaccia, una bomba a mano? Come fai? Ti giravano con le granate. Ma non era un mio compagnetto. Ancora te l'ho spiegata sta storia. No, però aspetta, io sono serio, non sto trollando. Ma uno dov'è che la... Cioè, non saprei neanche dov'è che la compri una granata. Perché io per questo non saprei neanche dove comprare una canna, se per questo. Cioè, ma che cazzo vuol dire? Abbiamo una canna, Dio buono, anche io non mi interessa, però c'è... Si muove magari in queste robe e lo sa, cioè, che cazzo. Ma una granata, Dio buono. Sì, ma figa, ma una bomba a mano, cioè, ragazzi. Bro, cosa ti devo dire, cioè? Ma io ti garantisco che sicuramente era vuota quella roba. Bro, io ti assicuro che la persona che mi raccontava dicono, su quali basi dicono che era piena? L'hanno aperta? Non penso. Perché dovrebbe avere una granata vuota, cioè? Perché una granata piena, bro. Perché la gente di merda. La domanda è vera, cioè. La domanda di Dario, perché dovrebbe avere una granata vuota? Cioè, non perché mi raccontassi, è arrivato, ho visto uno per strada con una K. Io potrei dire, ma sarà stato uno da Softail. Ma perché dovrebbe essere da Softail? Scusa, zio, ma cioè. Minchia, secondo me, non so, è più difficile trovare una granata vera, vuota, che ma una... Ma che stai a dire, bro, ma non è vero. Bah, non lo so. Zio, quelle finte le compri anche da internet, letteralmente, cioè. No, non penso ci siano su Amazon, non credo. No, questa è una sasata bella e buona. Io ricordo che tu mi avevi detto che sto tuo amico qua t'aveva portato lì, ha aperto il bagagliaio qualcosa e t'ha fatto vedere che c'aveva una granata. Giuro, io mi ricordo come avevi detto così. No, io vi avevo raccontato che ai tempi, quando andavo a scuola io... Organizzavano queste minchia mega risse tra paesi, ok? Te lo giuro, organizzavano queste mega risse tra paesi tipo, tra Cinisello e Cusano. E tu ridi, Berro, ma è la verità. Mi fa ridere la roba. Cioè, loro si beccano. Non sto scherzando, sembra una roba da matti, ma è vero perché ho visto anche queste cose. Si organizzavano, si beccavano anche in 30, in 40, zio, si pestavano, giuro. E mi ha detto una volta un mio amico che era andato a una rissa, questo era di Cusano, non mi ricordo cosa c'era, e gli fa, oh, se succede qualcosa, io ho questo. Ha aperto e gli ha fatto vedere che aveva sta roba. Questa è la storia che mi sono raccontata. Non ce l'avevo. Non immagino il bamboccione a tirare le cose. Oddio, bamboccione cosa? 20 anni, 21 anni, cioè. Però va a spaccare. Metti che si metteva male, questo lanciava una granata per ammazzare 30 persone in una rissa. Cioè, questa era roba fuori. Immagini, minchia, si metteva un po' male. Vedeva che andava nel verso sbagliato. Tirava fuori una bella bomba a mano. E la raddrizzava subito. Bella quest'arma, eh. Mamma mia, è meta. La roba più folle che ti è capitata di vedere, Dario, qual è stata? Andare su Marte. Cioè, sai se è stato su Marte, veramente o no? Scusami. Sì, dicevi. Mi ricordo di una rissa che era scoppiata. E davanti a scuola. Ma giuro, quanta gente che si stava pestando. Ma roba che si pestavano, minchia, coi caschi delle moto se li tiravano addosso. E oh, raga, c'era tutta la strada. C'erano le macchine che non potevano passare perché c'era la gente in mezzo alla strada che si stava pestando. Ma il motivo, cioè, mosso da cosa questa roba qua? Ti hanno buttato in mezzo. Ma sei matto, minchia. Non vedevo ste robe, prendevo, giravo la larga io. Bravo, lì fai bene, concordo. Pure anche magari per delle tipe a volte si pestavano. E in quelle tu non ti buttavi in mezzo. Sì,
zio, c'era una di queste ragazze che era solita fare rissa. Giuro, minchia, questa pestava come un fabbro, eh. Mamma mia, era enorme, bro. Mamma, raga, giuro, che partita di merda. Di merda perché è troppo divertente. Continua a beccarmi gente full stack, giuro. Te pareva che non uscisse ora questo 9 succhi a cazzoni, bastardo? Però lascia fare. Cazzoni perché sono proprio grossi quelli che succhia o era così per dire, Leo? Questa è una di quelle partite, mica, tutti splittati senza un apparente motivo, a caso. Ad affori dopo il ponte. I'm back, guys. Ragazzi, ma che armo appena... Si ammatti, raga. Oh, mi stanno pushando i quattro, sì. Raga, ma si ammatti stare netti qua? Però c'è della qua c'è il loot, vieni qua, qua c'è il loot. Ah, vabbè, ti do una mano. Ma ci muoio, zio. Sono atterrato per sparare, minchia, me li sono trovati tutti io addosso. Qua c'è il sono più focussati su di me in un secondo. Ragazzi, ma che cazzo di arma... Prima ho fatto delle domande a Fede, raga, per capire se fosse un IA o fosse reale. Però poi è venuto in mente che... Il mio vero nome è Clay. Clay998. Poi è venuto in mente che Dario l'ha visto dal vivo. Però secondo me, Dario, fidati che c'è da capire. Perché secondo me Fede non è un essere umano, raga. Cioè, non mangia. Minchia, non mangia. Ma ha detto che lui non mangia, raga. Cioè, si sveglia, mangia le carote. Fede, minchia. Vabbè, dai, carote. Almeno mangia merda. No, capì, però porco due. Ci sta, sì. Siamo andato il riso coi fagioli. Minchia, sai che scorreggio che tiro stasera. Ma questi, raga, erano tutti e tre senza corazze. Sai che musica. Raga, giuro, sono tutti a terra. Tu, dove sono finirli? Mi hanno inculato le armi. No, aspetta, eccolo qua. No? Bravo, Dario. Raga, fuori di testa sta roba, comunque. Oh, clean, cazzo. Clean. È arrivata, Leo. Non so quanto ci vado a dare. Quello che mi può restare, raga. Io sono quelli carini, Dario. Ora quelli carini. Ma mi stanno full pushando. Ma Leo, mi sa che facevi prima a morire. Ma ci muoio. Non ce la faccio. No, non ce la faccio, Leo. Staccato un altro. Noccato. Devi più restare allo shot. Potevo, adesso no. Non ho soldi. No, però c'è un altro shot. Forte, raga, sta arma, eh. Diaz. Oh, miseria, raga. C'hai un LTV da te, da non so dove penso andare. Ragazzi, ma... Ma come si fa? Non posso. Ma siamo matti, ragazzi, matti, eh. Lama di Fortnite. No, che lama? Questo dico, tipo il cinghiale dorato, Leo. Ci hanno ascoltato alla fine. Sì, il cinghiale dorato non era un maiale d'oro che correva per la notte. Minchia, un pupazzo a terra, gli ho sparato e è uscito... Ogni volta che vado da Fede muoio in un istante, raga. Porco due, oh. No. Cioè, egoista laserato, giuro. Vado da lui, ho detto, vabbè, c'è Fede, minchia, che sta giocando lì. Arrivo e muoio. Aspetta che vi resto, se riesco. Hai 10 resto, cioè, all'incirca. Io lo sniper, però, eh. Ah, che figo, minchia. Adesso giochiamo lo sniper. Ah, due qua, cracca. Lo provo. Vedo che bel robo. Non fai, te ne vai a aiutarlo, dai. Fede, no, perché c'ho un... No, son tre, non l'ho visto. Sei riuscito a ressarmi, son tre. Bravi, raga. Fede, 24 kill, ma quando cazzo le hai fatte? Minchia, se dovessi definire questo game, inutile. Girato a caso per la mappa, giuro. Non...